l'ashram è già finita, perché non c'è altro tempo. Lui veniva 20 posti letti, ma almeno 10, metteteci in condizione di fare un lavoro per conto dello Stato, visto che pare che ce ne sia un bisogno enorme, dovunque cercano posti per questi migranti. Noi stiamo a cacca, diciamo per piacere, chiamateci pure a noi, che nessuno ci può. È l'appello di Maurizio Somma, uno dei principali componenti di Ashram Casa della Non Violenza, l'associazione che a Castellammare è da 12 anni punto di riferimento per gli immigrati. Dopo la vittoria di un bando che assegnava un bene confiscato alla Camorra, è dal 2008 un presidio di legalità nel centro storico, nel quartiere Santa Caterina. L'associazione lavora in quello che era l'appartamento di una affiliata al clan d'Alessandro. In 6 anni i volontari dell'Ashram, contando solo sporadicamente su contributi pubblici e quasi sempre su fondi privati, hanno ospitato oltre 1.800 migranti. Ma per Maurizio Somma ormai la struttura è al collasso. Complessivamente abbiamo messo 220.000 euro. Ci sono 8 migranti che noi stiamo ospitando, però attualmente l'Ashram è chiuso. Se viene qualcun altro noi non possiamo accettare, perché non teniamo le lenzuole, non teniamo proprio le cose belle coperte, le cose basilari. L'Ashram chiede in un momento così delicato sul fronte dell'immigrazione di essere fra i primi referenti istituzionali del territorio, insieme alla Caritas e a qualche parrocchia, strutture che sanno come gestire il fenomeno. Il fenomeno dei migranti supera ai boschi qui si sa, alla Villa Angelina, ne abbiamo avuti anche altri a Castellammare che si hanno appiccicate, hanno intervenuto la polizia, hanno bloccato le strade, eccetera. E perché non vedono il perché? Questi non è che sono pazzi, perché noi abbiamo avuto 20 migranti qua, non hanno occupato nessuna strada, non sono mai andati sotto al comune, sotto la polizia a fare qualcosa. Un fenomeno oggi spesso governato dal populismo e strumentalizzato come, per Somma, lo sono state le barricate di Gorino contro 11 donne rispedite al mittente. Sono stati caricati rispetto a questa vicenda, non sapevano neanche chi stava arrivando, non sapevano che erano donne, bambini, eccetera. Sono stati caricati contro l'uomo nero che viene da fuori e viene a prendersi il cuore.